Sono Maria Luisa e sono una designer di gioielli in argento, ma in verità non mi considero tale, in quanto non sono io la persona che disegna i gioielli, ma io sono la persona che li pensa. Ho la fortuna di lavorare poi con una bravissima designer e con degli eccellenti maestri orafi, italiani, milanesi o di Vicenza, che realizzano poi le mie idee, che le trasformano da un'idea a un gioiello, ma con un grande tocco di modernità, carattere, forza, grinta. Ho iniziato giovane o più giovane a lavorare in questo settore che amo tantissimo. Mi sono fermata per diverso tempo e in questo periodo ho viaggiato. E in questo incontro con persone ho probabilmente riscoperto anche una persona diversa in me stessa. Ho degli elementi molto classici nella mia collezione che appunto vengono dati da questi elementi di intarsio. Noi lavoriamo o direttamente sull'argento e quindi con il bulino viene inciso l'argento, oppure un'altra tecnica è lavorare sulla cera, quindi realizziamo la cera a mano, viene poi disegnato l'intarsio e sulla cera poi viene tolto appunto l'eccesso, si fa la fusione e sulla fusione poi si va a lasciare tutte queste zigrinature che poi ne dà anche il movimento. La cesellatura è un'arte italiana, fiorentina, milanese, ma è un'arte che poi si ritrova a Siviglia, a Istanbul. È qualcosa che ripercorre i tempi, i luoghi e le culture. Li definisco compagni di viaggio perché li immagino per una vita, li immagino come gioielli che accompagnano la persona e che poi possono essere tramandati, ricchi di ricordo, ricchi di bellezza. Il mio obiettivo è quello di realizzare un gioiello il cui fine è il cliente finale. Se io dovessi incontrare qualcuno che indossa i miei gioielli, non mi devo vergognare. Devo sapere che gli ho dato il massimo di quello che io posso dare. Tante donne indossano Maria Luisa Jewels, ma sono tutte donne diverse. Non c'è omologazione, ma c'è desiderio di unicità e desiderio anche di ricercatezza, di esplorazione, e quindi in questo è racchiuso forse il complimento più bello che ho ricevuto: incontrare donne ma anche uomini che scelgono la collezione o un gioiello perché gli appartiene. Certamente sono le donne di valore che mi ispirano, le donne, devo dire, anche un po' rivoluzionarie, le donne che si espongono, le donne che sanno dire io sono e lo dicono a testa alta.